Sui New Orleans Pelicans c'è una grossissima lente di ingrandimento piazzata sopra e non quella che si usava per dar fuoco a qualcosa da buon piromane, ma quella che si utilizza per scannerizzare qualcosa fin nei più insignificante dei particolari. Essendo però lo stesso oggetto, è un attimo far diventare quella lente una macchina di tortura. Basta semplicemente metterci una bella luce dietro ed il gioco è fatto. Che cosa voglio dire? Che sui Pelicans c'è ancora un velo di mistero, di dubbio. Siamo tutti lì in attesa di capire che cosa sia Zion Williamson, quanto possa rendere Brandon Ingram e se Lonzo Ball possa mai esplodere. In ogni partita siamo lì, a cercare di capirci qualcosa, con questa lente puntata. Solamente tra un paio d'anni, secondo me, capiremo se utilizzare la lente per bruciare l'intero progetto o se toglierla da sopra il giocattolino, riporla nel cassetto e constatare finalmente che i Pelicans sono diventati una realtà di spicco nel panorama NBA. Al momento fare previsioni è totalmente azzardato. Proviamo però a capirci qualcosina in più insieme perché credo possa essere argomento di discussione. Partiamo ovviamente da Zion Williamson, vittima delle troppe aspettative, ha cominciato la stagione a 20 di media e quasi 9 rimbalzi, dando però l'impressione di avere sempre il freno a mano tirato, pur non avendo più alcuna limitazione di minutaggio ed apparentemente nessun problema fisico. Dei tanto paventati chili persi io non vedo traccia. Ciò che invece è noto è che il suo gioco non è variato di una virgola rispetto all'anno scorso. Assenza di gioco perimetrale, poca visione di gioco e poco propenso all'assist, scarso coinvolgimento dei compagni, generalmente timido nelle situazioni in cui è il bloccante e molto spesso spaesato. D'altro canto, capacità di catturare il rimbalzo su un suo errore innata, virate alla Giannis per arrivare al ferro, meno sinuose e più potenti visto il fisico, verticalità e tempismo mostruosi per contestare tiri al ferro, altissime percentuali dal campo, ottime gambe sui 28 metri ed un minimo di gioco spalle a canestro e con quel culone mi sembra il minimo. Anni 21, ricordiamocelo sempre. Ma quando arrivi in NBA come il nuovo dominatore della Lega, è naturale che anche a 21 anni tu venga scandagliato e scrutinato fin nei minimi dettagli. Si è sempre pronti ad esaltarlo quando stoppa, corre e schiaccia, come ieri sera contro i Pacers. Si è sempre pronti a criticarlo quando fa 2 su 6 ai liberi e non tira quando è liberissimo, come nella sconfitta contro i Suns di inizio stagione. O bianco o nero, come per tutti i campioni etichettati come padroni futuri della NBA e come per tutti quei giocatori su cui pendono previsioni ed aspettative troppo elevate. Io credo, e qui lo dico chiaramente, che per giudicare Zion Williamson ci vogliano almeno 4-5 anni di NBA, per capire se riuscirà ad estendere il suo gioco ed a migliorare le letture o se rimarrà questo. È comunque anomalo che un giocatore con così tanti ed enormi limiti tecnici viaggi a 20 di media e 9 rimbalzi, senza forzare, senza un briciolo di tiro. Quindi, attendere grazie, perché esporsi ora in un senso o in un altro è estremamente prematuro. Lonzo Ball, altra vittima di aspettative troppo elevate e di un padre troppo imbecille. Io mi sono sempre manifestato come un fan di Lonzo, anche quando il suo tiro non era esattamente questo. Al momento parliamo del giocatore che insieme con Ingram gioca più minuti per i Pelicans e parliamo di un giocatore da 14 punti di media con 5 rimbalzi e 5 assist e il 34% dalla lunga distanza. Su Lonzo, invece, possiamo già trarre delle conclusioni essendo ormai al quarto anno. Non sarà mai quel fenomeno dipinto da suo padre, non sarà mai quel giocatore che io mi sarei immaginato, ma è un ottimo playmaker, un buonissimo difensore ed un bravo uomo. Sì, perché c'entra anche questo. Di Lonzo, a differenza di LaMelo e LiAngelo, ne ho sentito parlare solo che bene fuori dal campo, sia dai compagni che da giornalisti accreditati, e questo è un aspetto che lo manterrà in NBA a lungo, salvo sfighe di altro tipo. Io lo vedo alla lunga come un Jason Kidd con le dovute proporzioni. Capacità di passatore innegabili, letture ottime in transizione e campo aperto, tiro decente.
D'altro canto, ancora molte amnesie esistenziali, non saprei come definirle, sinceramente. Guardate la palla persa coi Pacers a pochi secondi dalla fine. Ed una sempre minor tendenza a forzare passaggi. Sta diventando, e non lo avrei mai pensato, un playmaker classico e per me il suo futuro deve essere questo. Diciamo un Andre Miller. Brandon Ingram, invece, è finalmente diventato una superstar a tutti gli effetti. Anche per lui, oramai al quinto anno, possiamo trarre delle conclusioni certe. Realizzatore con una quantità di armi offensive infinita, sempre maggior propensione a coinvolgere i compagni, 5 assist di media e qui un pizzico di merito è da dare a Luke Walton, che lo sperimentava nell'anno da rookie come playmaker. Fisico adatto a cambiare su tutti difensivamente, sempre più affidabile dalla lunga, buon rimbalzista. Dipinto così potrebbe sembrare il prossimo fenomeno globale ed invece tocca passare all'aspetto mentale da come gestisce la pressione. Si è sempre detto che giocatori come lui e lo stesso Lonzo Ball avessero bisogno di essere in una piazza diversa da Los Angeles, dove le aspettative sono sempre troppo elevate e non viene dato ai giovani il tempo di maturare. New Orleans, da questo punto di vista, è perfetta, ma in un'ottica in cui tu un giorno dovessi giocarti ai playoff una gara decisiva, pensi che la pressione sia inferiore a quella di giocare a Los Angeles? Ecco. Questo non abbiamo ancora visto di Brandon Ingram, come reggerebbe fisicità, tensione e difese da playoff. E non è una cosa da poco quando si cerca di fare una valutazione su un giocatore. Termino brevemente con Jackson Hayes, un atleta come se ne vedono pochi anche nella National Basketball Association, con gesti barbari ed una faccia da bravo ragazzo come pochi nella storia. Grezzo, grezzissimo, ma con un potenziale tutto lì da vedere. Anche in questo caso è la testa a decidere se possa diventare un giocatore NBA o diventare un Mo Bamba qualsiasi. Staremo a vedere. E quindi, tornando al discorso iniziale, tra quanto potremo valutare i Pelicans? Tra quanto sapremo se rimuovere la lente o tenerla lì e dar fuoco a tutto? Credo semplicemente quando riusciranno ad approdare ai playoff, perché è lì che si gioca la vera pallacanestro NBA. Ditemi come sempre cosa ne pensate nei commenti, mettete un bel like se vi va e vi ricordo che ai 3500 iscritti arriva il video sulle Finals 2016, 23 minuti di revival allo stato puro. Un saluto, il Franz.